Italia-Macedonia domani sera a Palermo, sfida decisiva, è una semifinale playoff secca. Italia con 31.000, Barbera con 31.000 posti assegnati già. Voi come vedrete questa partita? Allora, è una partita sulla carta semplice ma abbastanza ostica, perché comunque è sempre uno scontro diretto e l'Italia è nettamente superiore, però comunque la Macedonia si giocherà il tutto per tutto e diciamo quelli che hanno più da perdere sarà l'Italia e non la Macedonia. Secondo me sarà una sfida che forse sarà più difficile rispetto a quella con il Portogallo nel caso, perché è una sfida dove la Macedonia secondo me si chiuderà e l'Italia inizialmente potrà fare fatica, però secondo me in finale ci dobbiamo andare e la vincerà, però non escludo i supplementari. Una domanda, domani ci sarà questa ordinanza del sindaco che diciamo restringe il divieto, cioè restringe la vendita di alcolici? Sì, secondo me comunque da una parte giusta, dall'altra no, perché comunque da una parte è giusta perché diciamo si limita il fattore di rischio, quindi diciamo per un maggiore ordine all'interno dello stadio e anche fuori, diciamo da una parte sono d'accordo comunque, dall'altra parte dico che comunque potrebbero anche pensarci le forze dell'ordine stesse, quindi pensiamo a goderci la partita dell'Italia. Meglio prevenire che curare, ci godiamo la partita. Forza Italia, ce l'abbiamo fare, dai. Nazionale che torna a Palermo dopo il 9-1 all'Armenia. Credo che sia un grandissimo evento sia per l'importanza della partita sia soprattutto per la città di Palermo in questo periodo post-pandemico, possiamo già definirlo così. È importante che questa città riabbracci la nazionale e che la nazionale riabbracci il calore di Palermo e dei palermitani. Ci sarà domani l'ordinanza del sindaco che restringe parecchio la vendita degli alcolici Palermo, il suo pensiero anche su questa situazione? Ma io non credo che sia un'ordinanza calzante, anche perché va in discontinuità con tutto quello che è un'ordinanza che restringe molto in questa fase la possibilità proprio di socialità altra, i locali, l'impossibilità di poter fare musica dopo un determinato orario. Sono secondo me una grande pecca, lo dico anche da musicista, di questa città. Ha un suo pronostico per questa partita? Sì, la vittoria dell'Italia. Sei marcatori? Immobile, Insigne, 2-0 per l'Italia.